Il suo ultimo romanzo, intitolato Nostalgia, doveva essere pubblicato a breve. Ermanno Rea è morto prima di vederlo stampato, all'età di 89 anni, nella sua abitazione romana. Anche dalla capitale, il suo unico pensiero, oggetto e soggetto delle sue opere più importanti e amate, era la sua Napoli, anche dopo essersi occupato del nord e della Padania sconosciuta. Scrittore, fotografo e giornalista, riferimento della sinistra italiana per un lungo periodo, l'ultima volta che si è visto in pubblico è stato nel 2014, quando si è candidato alle europee nella lista di Tsipras. Nostalgia completa il ciclo dedicato ai quartieri di Napoli. Ha raccontato la sanità dopo la dismissione di Bagnoli, la fabbrica dell'obbedienza, ha raccontato il lato oscuro e complice degli italiani e poi la ferrovia. Finalista del premio Strega nel 2008, sempre in bilico tra narrativa e saggistica, Rea vinse il premio Campiello con Fuochi fiammanti ad un'ora di notte nel 99. Ma è nel suo mistero napoletano che Rea ha messo tutto quanto i suoi occhi erano stati capaci di documentare dagli anni 50 ad oggi. Maestre, operai, segretari di partito, i suoi personaggi preferiti, romanzi sempre accuratamente documentati, scrittura vecchia maniera tra il saggio e la storia. Uno stile inimitabile con cui ha saputo raccontare una Napoli che i napoletani hanno dimenticato. Rea lascia due figli, numerosi nipoti ed un'ex moglie. Domani i funerali nella capitale. A ottobre Feltrinelli pubblicherà il suo ultimo romanzo.